Ciao, buongiorno a tutti da Lanto. Allora, quest'oggi vi propongo un progetto a parer mio molto carino per creare insieme un fiore a rilievo, un fiorellino tridimensionale come quello che vedete nelle immagini, formato a sua volta da tre fiori composti ciascuno da sei petali di uguale misura. Ho realizzato questo fiore creando prima il fiorellino più grande posto nella parte bassa del mio fiore tridimensionale, dopodiché senza chiudere il lavoro ho realizzato il fiore intermedio ed infine il fiorellino più piccolo. Il fiore tridimensionale che vedete nelle immagini è stato creato con del filato da uncinetto, quindi di cotone numero 8. Ho inoltre realizzato per me un altro fiore tridimensionale con del filato, brillante al quale ho, aggiunto, diverse perline di conteria della misura 11.0. Questa, piccola creazione diventerà, un anello. Ma voi di questo progetto potete farne ciò che desiderate, degli orecchini, dei ciondoli, oppure realizzare questi piccoli fiori per poterli applicare a dei berretti. Cominciamo dunque con il creare insieme questo progetto, quindi partendo con il fiore più grande posto nella parte bassa del fiore stesso, che realizziamo con sei petali di uguale misura. Ciascun petalo è formato da 10 nodi doppi, un pipiolino, 14 nodi doppi, un pipiolino e 10 nodi doppi. Dunque, chiudiamo il nostro cerchio. Quindi chiuso il primo cerchio, procedo con l'elaborare i successivi che saranno agganciati l'uno all'altro. Vi faccio quindi semplicemente vedere come agganciare fra loro i vari petali. Quindi io ho già elaborato i primi 10 nodi doppi del successivo petalo. Andrò a questo punto ad agganciarmi quindi all'anello precedente, al petalo precedente. In questo modo, aiutandomi con il mio uncinetto che inserirò nel pipiolino realizzato nel cerchio precedente, afferro il filato facendolo passare attraverso il pipiolino, inserisco il filo nel mio ago e lavoro quindi i successivi 14 nodi doppi, un pipiolino ed altri 10 nodi doppi, quindi andrò a chiudere nuovamente il mio cerchio. Sto dunque chiudendo il mio secondo petalo, non faccio altro che realizzare i successivi 4 petali in uguale modo. E ci vediamo al termine per poter chiudere il primo fiorellino. Sto lavorando il sesto petalo, quello con cui andrò a chiudere il primo fiorellino. Questo procedimento lo adotterò anche per chiudere i fiorellini più piccoli, dunque nel corso del video non lo ripeterò più. Il sesto ed ultimo petalo lo realizzo con 10 nodi doppi, dunque mi aggancio al petalo precedente, lavoro ancora 14 nodi doppi, quindi sfilo il lavoro dall'ago ed in fondo lascerò comunque un piccolo cappietto. Quindi inserisco il mio ago in questo pippiolino, nel pippiolino realizzato al primo petalo lavorato. Quindi inserisco
lago in questo altro pippiolino. E da questa posizione lavoro i successivi 10 nodi doppi. Quindi, lavorati i successivi 10 nodi doppi, sfilo il lavoro dal lago ed inserisco il mio ago nel cappietto che ho lasciato in precedenza. Quindi, tiro e chiudo definitivamente il mio ultimo cerchio, il mio ultimo petalo, nodino di sicurezza, ed unisco fra loro questi due petali, vedete, inserendo semplicemente l'ago nel punto di chiusura del primo petalo elaborato. Voilà, in questo modo ho completato il mio primo fiorellino, il fiorellino più grande. Faccio ancora un nodino e posso adesso partire con l'elaborazione del secondo fiore, quindi direttamente da questa posizione senza chiudere il lavoro, realizzo il secondo fiore composto a sua volta da 6 petali di uguali misura, ovviamente. Ciascun petalo sarà formato da 7 nodi doppi, un pippiolino, 10 nodi doppi, un pippiolino ed altri 7 nodi doppi. Ho quindi lavorato 7 nodi doppi, un pippiolino, 10 nodi doppi, un pippiolino ed altri 7 nodi doppi. Chiudo il primo petalo del secondo fiorellino sistemo con un nodino di sicurezza e proseguo dunque con il lavorare i successivi petali. Completato il quarto petalo del mio secondo fiorellino, di modo che lo stesso non rimanga troppo ballerino, lo fisso al fiore sottostante, quindi inserisco l'ago nel punto di chiusura del quarto petalo del fiore precedente. Quindi inserisco il mio ago qui, esattamente in questo punto. Quindi tiro e voilà. E continuo semplicemente a lavorare gli altri 2 petali, chiudendo poi il mio secondo fiore, vedete, in questo modo rimane un pochettino più stabile. Ho quindi chiuso e dunque terminato il mio secondo fiorellino, che ho chiuso nello stesso identico modo in cui ho completato il primo fiore. Adesso proseguo con l'elaborare l'ultimo fiorellino, il più piccolo, composto anch'esso da 6 petali, e ciascun petalo è formato da 4 nodi doppi, un pippiolino, 6 nodi doppi, un pippiolino e 4 nodi doppi. Per elaborare il primo petalo mi posiziono così come ho fatto prima, quindi direttamente in questo modo. Ed ho lavorato dunque i primi 4 nodi doppi, un pippiolino, 6 nodi doppi, un pippiolino ed altri 4 nodi doppi. Chiudo il mio primo petalo e realizzo gli altri 5 petali agganciandoli dunque l'uno all'altro.
Anche questa volta, non appena completato il quarto petalo di questo mio terzo fiore, per evitare che lo stesso rimanga troppo ballerino, lo aggancio al precedente fiore, inserendo l'ago nel punto di chiusura del petalo corrispondente, appunto, del fiore sottostante, quindi più o meno in questo punto. Quindi tiro e proseguo completando con altri due petali il mio terzo fiore. Ecco, ho dunque concluso anche il terzo fiorellino che ho terminato nello stesso modo in cui ho chiuso i precedenti fiori. Non resta altro, se lo preferite, di inserire una perlina al centro. In questo modo, quindi prendete una perlina che sia come dimensione un 6-8 mm. L'importante è che il foro possa essere sufficientemente largo, tanto che l'ago vi possa passare all'interno. Quindi la inseriamo nel nostro ago. E non facciamo altro che dunque inserire l'ago nel punto opposto corrispondente, quindi nel punto di chiusura del petalo opposto. Quindi tiro, faccio passare nuovamente l'ago all'interno del foro. Dunque, sistemo con un paio di nodini di sicurezza. Dunque, il mio lavoro è terminato, non resta altro che nascondere i due capi del filo all'interno della lavorazione stessa, e questo è comunque il risultato che noi otteniamo, un progetto abbastanza facile che voi potete arricchire ovviamente a vostro piacimento. Spero dunque che il tutorial vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Lanto!